un attimino parlare con voi. Ragazzi, allora, io vado avanti nel fare questi tutorial perché i feedback che mi date sono super positivi. Ne sono veramente soddisfatto perché vuol dire che qualcosina la sto facendo bene, sto migliorando. Io di questo ne sono veramente, veramente soddisfatto. Vuol dire che sto andando nella direzione giusta. C'è tantissimo altro da fare, c'è sempre da migliorare. Ci sto lavorando su, ci voglio lavorare su, però fondamentalmente quello che mi dà la carica per poter fare è cercare di darvi più contenuti possibili, siete voi. Sono i feedback, sono i messaggi che mi mandate su Facebook, sono i commenti che mettete qui sotto che mi danno il coraggio di andare avanti a volte. Lo stimolo. Ovviamente non è che si può piacere a tutti. Ci sono ovviamente alcuni momenti in cui ho delle critiche, a volte costruttive, altre volte meno costruttive. Guarda, i tuoi video fanno cagare. Quando poi chiedi cosa c'è che non va, come potrei migliorare, non ti sanno rispondere, si limitano solo a criticare in modo negativo. Non mi faccio abbattere ovviamente da questi commenti, da questa gente che a volte è un po' superficiale. Se io mi fossi abbattuto sin dall'inizio, vi posso assicurare che ce ne sono state tanti, ma tanti, di commenti in passato negativi su quello che io stavo facendo. Oggi non sarei arrivato a quello che sono arrivato a fare, magari anche un cazzo, però in realtà io il miglioramento nel mio piccolo l'ho visto, orgoglioso insomma di quello che è stato il mio percorso. Io andrò avanti, continuerò ad andare avanti per me soprattutto, ma anche per chi crede in me. Datemi una mano a diffondere quello che è il mio obiettivo, ovvero è quello che è sempre stato, cercare di condividere la mia esperienza. Perché? Perché quando ho iniziato io a fare questo lavoro, in realtà su YouTube c'era pochissimo, al di fuori c'era tantissimo da imparare, però dovevi avere le conoscenze giuste, dovevi fare determinate cose per poter arrivare a determinati tipi di informazioni. Oggi invece è molto più easy. Ora stanno incominciando nel mio ambito un po' di tutorial. Io l'ho iniziato proprio per questo, perché non c'era un cazzo su YouTube. Io ho voluto dare un qualcosa di mio ai ragazzi che come me volevano imparare, che volevano conoscere. Quindi questo è il mio obiettivo tuttora, è l'obiettivo che mi sono posto quando ho aperto il canale su YouTube qualche anno fa, e questo rimane il mio obiettivo, quello di darvi tanti contenuti che vi possano dare degli spunti, che vi aiutino a crescere a livello professionale. Aiutatemi, condividete se ne avete piacere, commentate, fatemi sapere quello che pensate, fatemi sapere se le tecniche che vi sto facendo vedere vi possono interessare, vi interessano, e chi più ne ha più ne mette, anche le cagate, così almeno incominciamo a conoscerci, mi fa piacere.